Stamford Bridge è il teatro di questa sfida, è sempre bello essere qui in uno degli stadi più belli della capitale inglese. Un saluto a tutti i telespettatori, chiaramente io non sono solo, con me come sempre c'è Lele Adani. Gara preceduta da molte aspettative, vedremo se verranno rispettate. Sfida che vede impegnate Chelsea e Inter. L'entusiasmo e le stelle, le due squadre hanno capacità, gioco, grinta, cuore a sufficienza per poter regalare uno spettacolo da ricordare ai tifosi sugli spalti e al pubblico a casa. Questa partita promette scintille. Ecco l'11 di partenza del Chelsea. Mendy in porta. Dietro giocano Reece James con Chilwell come cursori bassi. E il solo Aubameyang lì davanti come terminale offensivo. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. Dietro giocano Pavard con Acerbi, Barella insieme a Çalhanoğlu in mediana e due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. C'è molta Italia nella storia recente del Chelsea, di Alisson, del campo, Ranieri, il sesto di Matteo, Ancelotti e Conte in panchina. C'è tanto sangue azzurro nei Blues. L'unica UEFA Champions League, quella vinta nel 2012 nella finale di Monaco ai rigori contro il Bayern, è arrivata con Roberto Di Matteo in panchina, eh? In semifinale eliminarono il grande Barça di Guardiola. Si parte con il calcio d'inizio per i nerazzurri. Zielinski, papà, Çalhanoğlu, ottima chiusura del difensore. Ovviamente molta curiosità per il contributo che saprà dare Sterling. La velocità è sicuramente il suo punto di forza, Pier. Vediamo qui in ottima posizione, eh? Risolve con un intervento decisivo. Hakan Çalhanoğlu. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Spazio per Aubameyang. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. C'è il tiro e c'è il gol. Trovano la rete che sblocca il risultato. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Ne è venuto fuori una conclusione sul primo palo che ha sorpreso il portiere, che forse non se l'aspettava. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Çalhanoğlu, Marcus Thuram. Inter che spinge a caccia del gol, c'è spazio per andare. Dumfries, intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Kanté, palla per Kanté, giro palla prolungato in attesa del momento giusto. Buona possibilità. Ha evitato guai con questo intervento. Barella. Barella. Svetta un'azione davvero pericolosa. Metri, pallone profondo pericoloso,
aumenta il vantaggio del Chelsea, Blues avanti di due. La regia ci ripropone l'azione del gol, possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro il compagno. Poi davanti al portiere, non ha avuto problemi a metterla dentro con una conclusione chirurgica. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Zielinski. Il dato sul possesso palla finora premia gli ospiti, però la loro manovra stenta a decollare. Gli avversari gli hanno preso le misure, gli bloccano le fonti di gioco. Vediamo se il tecnico deciderà di adottare una strategia diversa, magari cambiando anche posizione a qualche giocatore, perché altrimenti è difficile che possano raddrizzarla. Finisce qui la prima frazione, squadra a riposo a Stamford Bridge. Zielinski fin qui piuttosto in difficoltà, come vedete. Per un attaccante il gol è di vitale importanza. Oggi non solo non è riuscito ancora a segnare, ma non ha neppure impensierito il portiere. Non mi sorprende che siano sotto nel punteggio. Comincia la ripresa, vedremo se il Chelsea manterrà lo stesso atteggiamento virtuoso dei primi 45. Aubameyang. Ottima lettura in un'azione delicata. Fa da schermo al pallone con il corpo. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Supera facilmente il difensore. Kante. Pericolo Aubameyang. E c'è la rete e vanno a più tre dagli avversari. Momento chiave del match. E questa è l'immagine del gol, arrivato al termine di un possesso palla prolungato. Al resto ci ha pensato Aubameyang, sempre in agguato, con il suo killer instinct. Il gabonese è un pericolo costante per le difese. Ennesimo gol, allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Gara che riparte col Chelsea che resta avanti di 3 gol. Ha spazio per andare. Recuperano palla grazie all'ottima organizzazione. Barella. Aubameyang. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Dumfries prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Ha messo il cross per sorprendere la difesa. Tutto fermo, c'è offside, ma era un'azione interessante. L'arbitro interrompe il gioco e concede il calcio di punizione all'Inter. C'è cambio dunque nel Chelsea. C'è spazio per la ripartenza. Kante.
Gara che si avvia alla conclusione col Chelsea che sembra avere il successo in tasca. Risultato meritato per quanto si è visto in campo, Pier, almeno secondo me. Hanno preso il comando delle operazioni e non l'hanno più mollato, impartendo agli avversari una vera e propria lezione di calcio. I loro tifosi presenti allo stadio potranno tornare a casa felici. Sterling. Va con il possesso palla. Nuovo pallone per l'Inter. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Ha saltato l'avversario. Intervento provvidenziale in copertura, tornano in possesso di palla. Finisce qui con la delusione dell'azzurra. Inter sconfitta. Sconfitta per certi versi sorprendente. Hanno subito una dura lezione, di quelle che o ti rialzi subito e fai tesoro degli errori commessi o rischi di sprofondare. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.